ragazzi, io sono Sofia. Oggi ti volevo fare vedere come si fa una torta di cioccolato. Prima di tutto si lavano le mani. Dopo di tutto bisogna prendere una macinella. Dopo una spatola. Spatola. Un bicchiere. E setaccio. Setaccio. Dopo bisogna prendere il frullatore. Il frullatore. Dopo servono gli ingredienti, le uova, cioccolata, lievito, farina, zucchero, lo yogurt, e olio. Olio di semi però. Diciamo anche che prepariamo già la nostra forma con carta da forno. Sì, c'è un cerchio. Iniziamo ora il nostro lavoro. Iniziamo dalle tre uova. Aiutatevi da un genitore. Una volta messe le uova, mettiamo un bicchiere di zucchero tutto pieno. Uno. Mettiamo un altro. Due di zucchero. Fateci caso. Ancora. Ancora. Aiuto. Sì. Bravissima. E mettiamo un altro. Dobbiamo mescolare bene le uova e le zucchine. Quando le uova sono mescolate tanto bene, mettiamo un po' di yogurt. E anche un bicchiere di olio di semi. Andiamo a aprire gli yogurt. Che profumino. E ora e lo mettiamo dentro. Quando vedete che non c'è più, lo mettete qua. Usa lo stesso bicchiere come misurino per olio. E questo qui dove lo appoggio? Perché ormai lo ecco. Ah.
Vediamo se c'è. Vai, vai. Ok. Ok. Lo lascio così perché non so chiuderlo. Lo prendo e lo metto. E ora. Ora mescolo. Guardate. Sembra slime. Ora prendiamo il setaccio, lo metto. E ora prendiamo tutti gli altri ingredienti. Iniziamo con due mezzi di bicchiere di farina. No, due bicchieri e mezzo. Ora verso. Adesso gli altri due bicchieri. Ci provo. Ops. Ora metto tutto il cioccolato perché... Scusate ragazzi, non mi faccio. Forse non deve uscire. Ok. Però avrei paura che esci su qui. Oh, la brava. C'è ancora un pochino. Non vuole scendere. Hola, basta così. Sì. Tieni. E ora due lieviti di farina. Io due però. Finalmente l'ho aperto e lo metto. E ora questo piccolino. Ora bisogna fare così. Fate così. Così. Ti vuoi piegare? Ora lo togliamo, tutto poco, e ora bisogna mescolare. Che bello! È un antipasto marrone.
perché è cioccolato, vero mamma? Sì, non antipasto ma impasto. Impasto. E deve diventare bello marrone. Marrone unito, sì. Ragazzi, non è proprio bello l'aspetto. Per adesso. Sì. Ma dopo sta... Quando l'antipasto è... Impasto! Impasto è tutto bello marrone, lo mettiamo sulla forma. Mamma mia, aiuti. No, appoggialo là dentro intanto. Prendiamo la nostra forma. Con carta da forno. Sì. La pessima. Non l'ho mai fatto da solo, sinceramente. Sempre c'è la prima volta. Sì. Vai. Fatevi aiutare dalla mamma con fate così. Ora, visto che abbiamo finito di fare questo, prendiamo il nostro forno caldo, lo apriamo, prendiamo la nostra torta, molto comodica. Ora chiudiamo e aspettiamo per un po'. Ora la nostra torta è pronta e ora la tiriamo fuori. Aiutatevi da vostra mamma o da vostro papà. Intanto spegni il forno. Adesso dobbiamo aspettare che si raffreddi la torta. E intanto prepariamo le cose per decorare. Abbiamo il velo. Zucchero a velo? Sì, no? Dopo le caramelle colorate. Sì, che possiamo mettere come decorare. Dopo altre. Uh-huh. E dopo abbiamo questo per mettere il zucchero a velo con la farina. Ora l'abbiamo tirata fuori. L'abbiamo lasciata un po' fuori la nostra torta e ora la decoriamo. Mettiamo il zucchero a velo. Bene. Ah! Dappertutto? Dappertutto. Dappertutto tutto. Non sbattere sulla torta. Ora decoriamo. Prendo queste perline. Sulla manina prima. Così, poche perché non è che devo dire. Dopo le vado a mettere un po' in giro. Ragazzi, è veramente bello. Potete comunque decorarla come volete. E
E dopo prende questo gialle, prendo questo qui. Ok. E dopo vado a mettere questi colori. Dopo vado a prendere questi fiorellini. Ho preso un fiorellino e lo vado proprio a mettere in mezzo e dopo questi verdi. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale, mettete tanti pollici in su, spero e ciao!